Delle volte arrivo in dei luoghi proprio quando Dio li ha resi pronti affinché qualcuno scatti una foto. Ansel Adams. Ciao ragazzi e ben ritrovati. Sulla fiducia vi chiedo di iscrivervi al canale e di schiacciare like al video per mandarlo in tendenza. Oggi parleremo di editing di foto, nello specifico andremo ad elaborare le foto dell'iPhone 12 Pro Max, che include il formato Pro RAW. Per chi non lo sapesse, il formato Pro RAW è la massima qualità che si può ottenere regolando appunto le impostazioni della fotocamera del vostro iPhone, ed è un formato che non ha perdite, è un formato pieno a differenza dei file JPEG. Premetto che il formato Pro RAW è molto pesante, quindi lo spazio sul vostro dispositivo andrà a limitarsi molto più velocemente rispetto a un file JPEG. Per questo motivo vi consiglio di utilizzarlo solo se veramente necessario, oppure se si ha intenzione di andare ed editare la foto in un modo un po' più accurato. Nello specifico io non posseggo un iPhone, ma sono andato in rete appunto a scaricarmi delle immagini. Prima di fare questo video ho fatto già delle prove e sono rimasto veramente sbalordito dalla potenzialità di quest'iPhone. Andiamo a vedere adesso con Camera Raw e Photoshop fino a che punto possiamo spingerci. Eccoci qua, ci troviamo in Photoshop, andiamo ad importare le nostre immagini che ho scaricato da internet. Eccoci qua, il formato di queste foto è DNG, qui in alto vediamo appunto iPhone 12 Pro Max eccetera eccetera. Allora, ho scaricato delle immagini non a caso, delle immagini proprio perché insomma sono proprio utili per fare questi test. Allora, nella prima immagine vediamo che ci sono queste ombre fortissime e una luce che comunque è dettagliata, molto morbida. Vediamo un po' se volessi andare a recuperare queste ombre, queste zone di ombre, cosa andrebbe a succedere. Vediamo un pochino, andiamo sulle ombre, le tiriamo su, ragazzi, e vi posso dire che il risultato è veramente incredibile. Su altri telefoni questo risultato secondo me non si ottiene. Già quando si va ad aprire, insomma, a schiarire queste zone di forti ombre, andiamo subito incontro ad effetti molto strani, di grana, delle dominanze particolari che preassume l'immagine. Ma andiamo oltre, vediamo un pochino cos'altro, fino a dove possiamo spingerci. Vado a chiudere un po' le luci perché voglio far uscire questo cielo, e se per le ombre non c'è alcun tipo di problema, sulle luci vi direi che uguale. Cerchiamo di dargli un tono un po' più caldo, un mood un po' più vivace in termini di colori. Io rimango sbalordito perché questa tecnologia di iPhone è veramente sbalorditiva. Io la voglio un pochettino stravolgere, ma perché non perché mi piace stravolgere, ma perché voglio vedere fino a dove possiamo spingerci. Io vedo che riesco a muovermi in tutte le condizioni senza creare degli artefatti. È vero che questa foto è scattata con molta luce, quindi è più semplice, però la situazione di partenza, guardate, cioè vedete stesso voi, il risultato parla da solo. Qui è tutto buio, non c'erano colori, io insomma rimango veramente a bocca aperta davanti a questo risultato. Andiamo adesso a vedere altre condizioni di luci, perché come appunto vi ho accennato, quella lì è una soluzione facile per la fotocamera, ma andiamo a stressare proprio la fotocamera facendo un altro tipo di foto. Ad esempio, prendiamo questa qua. Allora, il formato RAW, che acquisisce molte informazioni, se noi appunto in fase di scatto otteniamo un risultato del genere dove questa parte dell'immagine è totalmente bruciata, vediamo con iPhone fino a che punto possiamo recuperare questa zona. In un modo molto semplice, io vado ad abbassare l'esposizione delle immagini, ragazzi, cioè è uscita l'immagine, incredibile, cioè rispetto a quella che era l'immagine precedente, io vi garantisco, cioè, che questo iPhone è incredibile. Mi sembra logico che in queste zone qua di luce dove proprio è bruciata l'immagine non possiamo farci un granché, ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Veramente incredibile. Ma andiamo ancora di più, ragazzi, dobbiamo stressare queste immagini, dobbiamo vedere fino a dove riusciamo ad arrivare con la nostra creatività con un iPhone. Io mi vado a schiarire un po' queste zone, eccoci qua, andiamo a vedere un pochino. Io, cioè,
A me mi veramente. Allora, praticamente andiamo a vedere, nel cielo ci sarà un po' di disturbo, ma è una foto scattata in piena notte e il risultato è veramente sorprendente. Nulla da dire, cioè, anzi, poi magari quello che possiamo andare a fare è andare a togliere un pochettino questo disturbo, se vogliamo, ma veramente è minimo, cioè, nel senso, ma è perfetto. Facciamo un prima e dopo, vediamo come abbiamo recuperato questa immagine. Ecco qua. Cioè, io credo che sia veramente incredibile. Ma andiamo a vedere altre due situazioni. Allora, andiamo a vedere un'altra foto in notturno. Voi dovete sapere che le foto in notturno per i telefoni sono veramente un qualcosa di complesso, perché vengono messi molto sotto stress e vengono portati al limite. Quindi andiamo a vedere un po'. Allora, questa foto qua, anche essa appunto una foto notturna, in realtà questa foto non è molto rovinata, non c'è molto da correggere, però cioè, veramente vale la pena vedere con iPhone fino a che punto ci possiamo spingere. Veramente, ma veramente possiamo fare ciò che vogliamo, si recuperano tranquillamente queste immagini. C'è un po' di grana, ma la grana si va a eliminare. E andiamo alla luce, dettagli e riduzione del disturbo. Ce la prendiamo a diminuire, andiamo a correggere, vabbè, un po' i bilanciamenti. Ci sono delle luci gialle, andiamo a portare delle luci un po' più fredde. Io veramente, cioè, insomma, non ho nulla da dire. Apple veramente ha fatto un gran lavoro con questa, con questo Pro RAW. Poi vabbè, è inutile dire che poi possiamo continuare a fare tutti i lavori che vogliamo noi all'immagine, ma non sto qui a farli, perché voglio semplicemente farvi vedere che forza di recupero hanno le immagini in Pro RAW dell'iPhone. E poi qui abbiamo un'altra immagine. Allora, perché ho scelto questa immagine da farvi vedere? Perché questa qui sarà quell'immagine in cui faremo una post-produzione un po' più elevata, ok? Quindi, allora, andiamo a vedere un pochettino fino a che punto possiamo spingerci. Vado ad abbassare le luci e i bianchi, abbiamo recuperato praticamente tutta la zona delle alte luci. Vado a tirarmi su un pochettino le ombre, così io vado ad enfatizzargli un po' gli occhi. Facciamo così, in questo modo qua. Voglio vedere fino a che punto ci riusciamo. Io mi sento libero di fare tutto, non si ottengono dei risultati scadenti, devo dire la verità. È tutto molto 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 fattibile. Poi, una volta che abbiamo fatto questo lavoretto qua, mi vado a creare un filtro radiale. Andiamo a vedere cosa succede. Mi vado a scurire un po' le luci l'insieme, diamo un po' di luce in più al cane, così diamo sfumatura, così andiamo a tirare giù le luci, ok, vai, non troppo. Vado alla voce color grading, vediamo come possiamo giocare dando delle tonalità a questa immagine, che direi che così è perfetta. Cioè, allora, se vogliamo essere proprio, insomma, puntigliosi, allora questo effetto, cioè, che sembra un pochettino mosso, ma più che altro questo è un errore fatto in fase di scatto. Magari chi ha scattato la foto si è mosso troppo rapidamente, e quindi è venuto un po', ecco, questo effetto un po' mosso. Poi immagino che anche il cagnolino si sia mosso, e quindi automaticamente la foto non è stata proprio centrata bene sotto questo punto di vista. Però, insomma, io direi che comunque nel complesso, cioè, io vedo un dettaglio di immagine, il filtro si è applicato in un modo molto molto tranquillo. E andiamo a vedere prima e dopo. E io, ecco, gli altri iPhone non davano questo risultato. Con l'iPhone 12, il Pro Max, che sono appunto queste immagini che ho scaricato,
io dico che si è arrivati a un livello veramente molto molto alto. Poi la tecnologia di iPhone, che appunto non dà molti megapixel come fanno altri brand, è un vantaggio, perché i troppi megapixel, come accennato in qualche video fa, troppi megapixel in un processore troppo piccolo vanno ad alterare l'immagine. Invece la proporzione che hanno i pixel sul sensore degli iPhone è distribuita in un modo veramente eccellente. Per oggi è tutto, volevo semplicemente farvi vedere la potenzialità di questi file pro. Per farlo, se volete utilizzare questo formato e avete un iPhone, basta semplicemente andare nella fotocamera, nelle impostazioni e attivare il Pro RAW. Per oggi è tutto, io vi saluto, vi ricordo ancora una volta di schiacciare like, di condividere il video e, se vuoi, di lasciare un commento se vuoi vedere altri video. Ciao ciao.